vento, building automation system, il condizionamento. Ok, allora cercherò di essere rapido, che siamo andati un po' lungo le presentazioni. Allora, vediamo un po' oggi quindi il building automation system del condizionamento di un aeroporto. Questi sono casi reali, perché noi siamo distributori per l'Italia di Dwyer, e Dwyer è un marchio riconosciuto a livello internazionale come standard per il condizionamento. Quindi questi sono casi reali negli aeroporti sia degli Stati Uniti che dell'Inghilterra. Allora, innanzitutto diamo una piccolissima infarinatura di come funziona l'impianto di trattamento aria in una struttura grande come può essere un aeroporto o un centro commerciale. Abbiamo, aspettate che metto il puntatore come penna, ok, abbiamo, immaginiamo che sotto questa unità di trattamento aria ci sia l'edificio, quindi viene ripresa dell'aria già trattata, perché è già trattata, quindi è già calda, umida, ha i valori esatti che servono alle persone, quindi inutile buttarla fuori, si recupera e viene aggiunta una quota di aria esterna, che chiaramente ci fornisce l'ossigeno che serve a noi per respirare, però si cerca di limitare il più possibile, perché quest'aria esterna può avere qualsiasi condizione, fuori può nevicare, piovere, può essere troppo caldo, troppo freddo, e quindi consuma energia riportarla ai valori necessari di benessere fisiologico di una persona che sta dentro una struttura, quindi di solito è, diciamo, 22-23 gradi, è una temperatura piacevole. Quindi bisogna cercare di ridurre quest'aria esterna, perché chiaramente ci costa energia portarlo alla temperatura che vogliamo, e bisogna invece recuperare l'aria presente e mescolarla opportunamente. Nella struttura abbiamo anche dei filtri, perché nell'aria ci può essere pulviscolo, polline o altre sostanze che non vogliamo immettere dentro l'aeroporto, e poi si regola la temperatura e umidità, e poi si manda alle varie stanze e edifici della struttura dell'aeroporto in questo caso. Allora, cosa si mette? Si mette innanzitutto dei trasmettitori di velocità dell'aria, si possono avere con il display o senza display, e con un segnale analogico, Modbus o quello che preferiamo, mandare in sala di controllo, quindi così già possiamo stabilire quanta aria stiamo recuperando dall'ambiente, quanta aria stiamo prendendo dall'esterno, e se i ventilatori funzionano opportunamente, perché se noi diamo massima potenza ai ventilatori e vediamo che non viene l'aria, c'è qualche problema e dobbiamo andare un operaio a vedere un po', a fare la manutenzione, a controllare cosa è successo. Poi cosa si mette? Si mettono dei trasmettitori di pressione differenziale. Perché? Perché i filtri si possono ostruire col tempo, più polline o inquinanti ci sono nell'aria, pian piano questi filtri si vanno a ostruire, quindi la differenza di pressione tra prima e dopo il filtro va ad aumentare. Il trasmettitore di pressione differenziale sente la differenza tra l'ingresso e l'uscita, e riesce a stabilire se i filtri sono da cambiare o no. Anche questi si possono avere con display integrato o senza, come preferisce chi sta progettando l'impianto. Poi abbiamo i trasmettitori di pressione differenziale per le varie conduzioni verso i vari ambienti. Al contrario di quello che abbiamo visto prima, questi nascono invece per le condotte dell'aria, quindi come vedete hanno un'asta da inserire dentro la condotta dell'aria. E sono differenziali, ma sentono solamente in realtà la pressione statica di linea e la pressione ambiente. Perché? Perché quando si va verso i locali pubblici la velocità dell'aria è molto bassa, quindi a quel punto basta solamente sapere la pressione statica per capire la velocità dell'aria e fare una regolazione. Questo che vedete è il nuovo strumento MSX della Dwyer. Questo strumento sostituisce tutta la serie MS, la MS2 è andata fuori produzione proprio l'altro mese, e abbiamo anche, volendo, la versione MSX Pro,
che rispetto a questa, vedete, ha un'accuratezza maggiore, perché l'accuratezza standard è l'1%, addirittura con la Pro arriviamo con una precisione del 0,5%, dipende insomma se vi serve o meno arrivare a questa precisione. E questi vengono semplicemente installati forando la canalina e inserendoli all'interno del canale. E hanno lateralmente la connessione criptata per il pressacavo, e poi mettere il cavo per il solito segnale analogico della natura che preferite. Poi cos'altro possiamo mettere? Possiamo mettere i presost differenziali. Hanno la stessa funzione del trasmettitore di pressione differenziale, cioè ci danno, questi qui che vedete, ci danno sempre indicazione della velocità dell'aria, cioè la pressione statica, che sono proporzionali, nei vari ambienti, nei vari canali di uscita. Sì, sono molto più economici del trasmettitore di pressione differenziale, porto 1 a 5 come costo, e si usano per i canali, per le zone, gli ambienti. Immaginiamo che l'aeroporto è molto grande, ha tantissimi ambienti, per gli ambienti meno importanti, perché dove ci sono più traffico di persone bisogna avere una regolazione molto fine, corretta e istantanea. Dove ci sono ambienti di servizio meno importanti, basta solo sapere se c'è o non c'è un passaggio d'aria, quindi uno può tranquillamente regolare il punto di intervento, e questi chiudono, aprono il contatto dandoci un allarme che c'è un problema nel condizionamento di qualche stanza. La regolazione è estremamente semplice, perché non c'è bisogno di portarsi dietro strumenti per la taratura, poiché sono tutti forniti di una semplicissima scala graduata da poter girare per regolare il punto di intervento. Un'altra zona dove possono essere messi questi presost chiaramente è sempre a cavallo dei filtri, perché sentono la pressione prima e dopo il filtro e scattano e ci danno un allarme se il filtro si sta ostruendo. Questa può essere sia ridondante rispetto ai trasmettitori, sia messi a cavallo di filtri di secondo stadio più avanti, che hanno un'importanza magari relativa rispetto a quelli di primo stadio. Poi abbiamo da regolare nell'area di un aeroporto l'umidità e la temperatura. Noi possiamo fornirvi strumenti che fanno questa funzione in un unico, che misurano questi due valori, umidità dell'aria e temperatura, con un unico strumento, che come vedete ha una forma molto simile ai trasmettitori di pressione differenziale. Sono già predisposti per inserimento nei canali dell'aria, quindi basta fare un foro e inserire l'asta. E possono essere disposti con o senza display LCD integrato. Inoltre abbiamo gli stessi modelli per gli ambienti, sia in versione industriale, come vedete in questa foto, sia abbiamo altri in versione civile, che sono le semplici placche con o senza display, per essere messi all'interno delle stanze.